Perché all'estero, per formazione culturale, non riesco mai a trovare neanche cuore per nessuno, non lo dico sinceramente. Ho sempre detto che è stato un complesso abbastanza pesante, le tossine chiaramente ne abbiamo accumulate, io ero sicuro che non si potesse eliminare nel giro qualche giorno, ci vorrà del tempo, le ferite sono abbastanza profonde, dobbiamo lavorare tutti insieme per rimanere. Io sinceramente lo dico con molta sincerità, ha detto poche parole che sono francamente molto emozionato, perché dopo tanti anni di militanza in questo partito, militanza anche di base, insomma senza alcun tipo di responsabilità, sono nato fuori del circolo del mio paese, essere chiamato a questi impegni in un momento anche di lavoro per la vita del partito, per il futuro, è sinceramente, vedo addosso il peso della responsabilità. Io lo dico sinceramente anche a quei compagni con più, diciamo, come dire, anche capacità, uso questo termine, non lo voglio utilizzare, hanno legittimamente difeso le loro posizioni, perché penso che in politica difendere le loro posizioni, difendere le loro idee sia la base principale di chi milita in questo partito. Io mi rivolgo soprattutto a loro, ma chiaramente anche a tutti gli altri compagni, e gli chiedo sinceramente di collaborare, perché noi abbiamo bisogno di una forza di condizione comunista. Io poi sinceramente non per rispondere agli interventi che ci sono stati, ma siccome non sono chiamato in causa la compagna vera, quasi un altro compagni e compagni ho avuto con lunga frequentazione, molte delle osservazioni che ho detto, penso che nel posto di parte adesso chiaramente la federazione di Taranto non può considerarsi come dire un satellite a parte o la Palmarino dalla politica di protezione comunista. È evidente che la linea politica tra i 5-6 anni è evidente pure che noi abbiamo il dovere, come dire, morale di gestire questo partito. Noi dobbiamo tener conto assolutamente di tutte le esigenze. Io non penso che il compagno Perdino che ha, voglio dire, in questi giorni ha assunto che non riconosca in me un compagno. Sinceramente non come io non sono in pari, non riconosco il compagno Perdino, il compagno da 10 per città, cioè il compagno con più, diciamo, anche a livello di produzione, non riconosco in me un compagno di Cerato, il compagno Bancario, il nostro compagno. Io penso che ci ha preso un po' lavoro sul territorio, sulla questione climatica, noi abbiamo il dovere di trovare le convergenze, per pensare sulla questione nucleare, a lottare sulla questione dei rifiuti, in altre realtà dove si verranno a formare vertenze territoriali. Noi abbiamo questo dovere fondamentale, lanciare il partito partendo dalla questione territoriale, partendo dalle vere esigenze, e penso che su questo le divisioni veramente, io ho grosse difficoltà, non tanto divisione tra primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Sinceramente ho grosse difficoltà, spero che, voglio dire, la mia non è una dichiarazione di facciata, io ci credo veramente delle cose che dico, delle cose che faccio, mi impegnerò profondamente, se poi questo non sarà possibile, io sinceramente penso che non ci possono essere donne per tutte le stagioni, io voglio essere un segretario di sindaco, io voglio che il comitato politico federale si riunisca per fare politica e non venga riunito perché io mi devo difendere da un compagno che viene qua con pregiudizio di attaccarmi, non devo venire qua con pregiudizio di difendere, ma dobbiamo venire qua per elaborare proposte politiche sul territorio. Il compagno Perdino so che è impegnato per terra la farmacia, con la battaglia facciamo diventare il partito, la cosa così grave, altri compagni sono impegnati in altre situazioni, dobbiamo fare in modo che le proposte che vengono nei territori, come quelle che possono essere alcuni, dalla protezione paziente, siano patrimonio tutti i partiti, e partiti in questo senso si debba fare chiaramente tutti i compagni. Questo credo sia la maggiore garanzia politica che noi possiamo dare. Dopodiché, io chiedo io questa volta, sinceramente, 5 minuti di sospensione, perché chiaramente, vuol dire, lei c'è anche perché, vuol dire, il corso è stato abbastanza, però abbiamo necessità anche noi di divertirci, perché chiaramente, io penso che iniziare bene sarebbe un'ottima cosa, che ci consentirebbe oggettivamente e obiettivamente di lanciare il partito. Lo dico sinceramente, in questi giorni l'assenza di protezione comunista sui temi fondamentali del paese, della città, della nazione, è si sente evidentemente. Io penso che noi, il 28, dobbiamo ritornare in vista su tutti gli argomenti fondamentali del nostro territorio. Io voglio convocare il prossimo Comitato Federale parlando di quelle che sono le iniziative che noi andremo a fare sul territorio e non già. Perché guardate, io
Ho fatto una dichiarazione in sede pre-congressuale. Ad alcune sono visto come una provocazione, sinceramente la mia non è una provocazione, perché lo sentivo. Io rimarrò questa partita anche se non abbiamo solo tanto, e vuol dire che l'ho detto veramente con cuore e ci tenevo in quella dichiarazione che facevo. E penso, oggi come oggi, che le situazioni sono così frastagliate, poi oggettivamente è difficile individuare dei leader, perché io penso che dobbiamo vincere tutti se abbiamo la capacità politica di lanciare la nostra partita sul territorio, di mettere le nostre bandiere sulle vertenze di locali, su quelle che riguardano i legali, piuttosto che gli immigrati, piuttosto che i senza casa, e la battaglia di Umberto Candeli, come dire, stanno le cose del CP su tante situazioni, quella è la nostra mission, come dire, politica. Il resto penso che dobbiamo lasciarci sulle nostre spalle, e io penso che in questo senso veramente possiamo ridare dignità al nostro partito, e penso che, voglio dire, che i punti sono solo se difende, come dicevano le scuole piccole, per se noi terminiamo possiamo raccogliere tutti. La nostra terra di carattere politico dobbiamo fare tutti questi mesi. Io mi impegnerò a fare questo e vi garantisco che anche lì, nei modi, nel propormi, come dire, anche dialetticamente, cercherò sempre di tenere, dico sempre, anche facendo un po' di tecnico d'oggio, di tenere i suoni bassi, perché penso che quello che noi dobbiamo dire a fare qua è proposta politica, non c'è inventiva, non condanna, perché non serve assolutamente nessuno, neanche né da chi viene da lontano, quindi è qua che penso non è un'intenzione di fare inventiva contro nessuno, ma penso che venga con l'intenzione di dare un contributo fattivo al nostro partito. Quindi, come dire, in bocca al lupo a tutti, diamoci una mano, tutti qua, lo dico io che mi metto in questo momento sono maestro, diamoci una mano, per me è un essere una battuta, diciamo, un senso critico, e voglio dire, grazie anche per l'attenzione, grazie a tutti. Sono